continua a lottare Cosimo Romeo, padre di Nicola, uno studente di 16 anni, diversamente abile. Nicola è regolarmente iscritto al primo anno del liceo artistico di Locri, ma la sua scuola non ha i requisiti per farlo frequentare. Mancano infatti attrezzature idonee e la giusta assistenza per aiutare il ragazzo. Il padre ha sollecitato più volte gli uffici scolastici, regionali e provinciali della situazione. Ha anche denunciato il fatto ai carabinieri ed effettuato proteste, ma nulla nel concreto sembra essersi mosso. Il 2 ottobre, con la visita del presidente Giuseppe Raffa, sono arrivate le promesse di risolvere la questione nel giro di una settimana. Ma la protesta del signor Romeo, visto le promesse non mantenute, è ripresa nell'indifferenza della scuola e della politica il 12 ottobre. In questa intervista parla il padre di Nicola, che si sfoga affermando come non sia possibile e accettabile il fatto che i disabili siano sempre penalizzati. Avete parlato con la dottoressa Sarlo, vi ha detto queste testuali parole: abbiamo mandato solo per 13 ore perché non abbiamo fondi. Io so che i fondi ci sono, la presidente allora, della FISC, Nunzia Coppedemi, ha detto che ci sono. Il problema di ore, noi per le ore lo risolviamo da lunedì, anziché per 13 garantiremo per tutta la copertura, così come anche per la ragazza del signore. Perfetto. E questo lo possiamo, questo è un impegno che dipende da me, che posso prendere. Per quanto attiene invece il problema dell'ASP, che deve mandarvi un assistente speciale che deve garantire i bisogni primari del bambino, su questo dobbiamo fare pressione sull'ASP e siamo qua proprio per chiedere una sanità migliore. Ma l'ASP dice che non è competenza sua, che no, è competenza sua. No, è competenza, è competenza della scuola garantire l'igiene agli alunni. E lo so, è questo appunto. La scuola si deve fare carico, ASP o non ASP, non fate il rimpallo di competenze. Stiamo rimpallando, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, perché è facile sparare nel mucchio. Noi abbiamo fatto. Ma se... No, non è sempre provincia, sono competenze diverse. Ma se ci sono dirigenti che non fanno il loro lavoro, rimuoveteli, avvicendateli con persone capaci. Vabbè, guarda, noi ci diamo appuntamento a lunedì. Lunedì siamo là di nuovo insieme alle dirigenti e vediamo di trovare il problema. Questo è un impegno. No, non è il presidente della regione, è il responsabile dell'ASP, che devono individuare la figura per garantire l'assistenza. Lei ha mai parlato con il dirigente? Ma certo che abbiamo, con il dirigente abbiamo parlato, abbiamo affrontato in più riunioni insieme anche al signor Romeo, che non si individua una persona che sia in grado di fare questo tipo di attività. E come mai non si individua? E perché evidentemente l'ASP non ha degli elenchi specifici, ma questo è un problema che affronteremo insieme all'ASP. Convocherò una riunione lunedì, ma già ne avevamo fatti due di riunioni con il signor Romeo, lui conosce bene. Una. No, e poi ne abbiamo fatto un'altra nei miei uffici a Reggio con la dirigente. Queste sono cose vostre interne e burocratiche, con me ne avete fatto una all'interno della presidenza e dovevate risolvere entro la prima settimana di ottobre. Noi abbiamo risolto i nostri problemi, noi abbiamo dato il nostro risposto, noi ci aggiorniamo, l'impegno che posso prendere. Ma questi qui non lunedì sono i miei problemi, no, sono, non sono. L'impegno? Ma i soldi? Lunedì mattina ci vediamo, non ce li ha trasferiti, li stiamo anticipando noi, ma questo non è un problema di soldi, assolutamente, è una questione, non si preoccupi su questo, non è un problema di soldi. Noi lunedì farò in modo di far venire anche il responsabile dell'ASP e pretendiamo anche noi delle risposte, perché noi il nostro sforzo l'abbiamo fatto. Naturalmente al signor Romeo interessa garantire il diritto allo studio a suo figlio e su questo ci si impegneremo da lunedì a metterci di nuovo sotto. Signor Romeo, io vi ho visto interloquire ormai dall'inizio dell'anno, che è mobilitato davanti ai cancelli di scuola, oggi praticamente con un po' di rabbia giustificata e motivata col presente della provincia. Siamo indignati perché non si può accettare il fatto che i ragazzi disabili devono essere sempre penalizzati per soldi, perché lo fanno solo per un risparmio e debbano iniziare la scuola in tempi diversi con i ragazzi normodotati. Sono studenti anche loro, hanno bisogno delle figure al loro fianco per tutto il tempo che stanno a scuola e non per poche ore, giustificandosi che non hanno i soldi, perché i soldi ci sono.